start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Sunday Gold, un gioco passato forse fin troppo in sordina su Steam. È uscito da qualche mese, se non ricordo male, costa 21 euro. È un gioco che mixa diversi generi, dall'avventura grafica al combattimento a turni. A dire la verità, le azioni a livello di avventura grafica sono anch'esse svolte a turni, è un po' con un fondo anche di escape room, ma ve lo faccio vedere. La storia è misteriosa, l'ho iniziata da poco, sono nel prologo, e voi non potete camminare in giro per la stanza, però avete un menu che vi dà, allora, prima di tutto le missioni, quello che dovete fare. Ora dovevo entrare nel pub, sono successe delle cose, insomma mi hanno buttato fuori, sono dovuto rientrare, ho dovuto inventarmi un modo per rientrare. Avrete incarichi secondari. Salite di livello e quindi salendo nei livelli avete i punti abilità da spendere, posso andare a vedete, in questo caso ho preso colpo mirato, io la prendo, la potenzio, ok, e ho ancora un punto che potrei mettere in investigazione oppure in concentrazione. Marchio un nemico, riceverà danni aggiuntivi. No, voglio mettere questa, che metti che ci saranno scelte multiple. E quindi sarà molto molto interessante. Ora, stavo guardando il diario delle missioni. Prendi in prestito piedi di porco, l'ho fatto. Cosa devo fare adesso? Così vi faccio vedere. Parla con Sally. Ok, l'ho completato. Vedete che ci sono dei punti di interesse. Anzi, vi faccio vedere anche l'inventario con i consumabili, le armi, l'equipaggiamento e gli oggetti fondamentali che abbiamo. Abbiamo trovato $200 fuori. Abbiamo un registro che ci fa vedere tutti gli effetti permanenti del protagonista, c'è anche una sorta di guida, insomma, al gioco, un inventario, i tag, la difesa, sanguinamento, vacillante, man mano li scopriamo, poi li abbiamo in questa sorta di enciclopedia, i personaggi che abbiamo conosciuto, abbiamo le armi, al momento abbiamo solo un coltello, e poi qua, va bene, il menu di pausa. Vedete che in questo caso cliccando possiamo muoverci verso e lui, boom. È come se fossimo ripresi da una telecamera, perché Shift va lì. Questi sono i nostri compagni con cui dobbiamo organizzare un colpo. Posso parlare con lui. Ok. Stai calmo, sei nato la prossima vita sul mio conto e siamo a posto, ok? Va bene. Perché un tipo a posto come te, donato a un ricco coglione come Kenny Hogan, non ha paura di dire quel che pensa. Sa cosa c'ho bisogno di dire. Un coglione onesto è comunque un coglione. Va bene, finisce qui. Andiamo a parlare con. Possiamo esaminare, muoverci verso. Vedete che boom, fa questo. Esamino. Questo buffo. Chi è questo buffone che spunta fuori dal nulla? Spunta fuori dal nulla con la presunta pista del secolo. Sembra troppo bello per essere vero. Ci ha dato una pista importante per fare un colpo. Abbiamo lo sgabello. Vedete, possiamo sistemarlo. In questo caso sono tutte cose che non ci vanno a pesare sui punti abilità, punti azione, scusate, perché tante volte per fare un'azione dovremo spendere dei punti. I punti azione una volta finiti ci obbligano a passare il turno, e passando il turno ciò potrebbe scatenare degli eventi alternativi. Quindi tante volte dobbiamo fare proprio la scelta giusta. Sto parlando con Sam, non scuserò mai per aver spaccato la faccia, anche perché adesso sei più bello. Quindi praticamente ne abbiamo fatto casino prima, spaccando forse la faccia al barista. Vedete che paga il conto, ordina da bere, fine prologo, paga il conto. Ho qua i soldi. Spero non arrivino un altro dei tuoi prestiti. Ok. Seminterrato. Muovi verso, ma non possiamo andarci. Esamina. È chiuso. Ok, siamo entrati, poniamo fine al prologo. E andiamo all'avventura. Qui con noi ci sono i vincitori di oggi: Kenny Hogan e il suo favoloso Sunday Gold, i campioni della Desmond Wallace Cup per il quarto anno consecutivo. Qualcosa da dire ai nostri telespettatori a casa? Signor Hogan, vuole dire qualcosa a tutti i fan e sostenitori che tanto vi adorano? Certo, ricordate una cosa: nella vita la fortuna ve la create da soli. Se volete cambiare il mondo, dovete rimboccarvi le maniche, cazzo.
Tutti i balconi spiantati di questa città biascicano sempre le solite accuse. E beh, ecco un consiglio prezioso. Se sei povero, se sei finito col culo per terra, è solo colpa tua. Perciò mettetevi comodi, perché i vincitori trionferanno sempre. Ok, ci siamo convinti a volerlo fregare. Lui lavorava in reparto in zona IT di un'azienda e ha dei tesserini, dei codici per poter accedere al sistema informatico e quindi rubare delle informazioni. Questa è la logica. È animato molto bene, i disegni sono molto belli, particolari. Un po' sullo stile di quel gioco dove bisognava pulire la scena del crimine, ecco, per intenderci. È distribuito dalla Team 17. Che non c'entra nulla con quello dove si puliscono le scene del crimine, però andiamo alla Hogan Industries. E questo è il video iniziale del gioco. Vediamo se riusciamo a vedere anche un combattimento, che sarebbe interessante. E vediamo anche le meccaniche principali. Capitolo 1, rivelazioni. Ok, siamo nel parcheggio. Qual è detto che era il piano? Questo è il dialogo. Vedete che parla Frank, che siamo noi, poi in realtà li controlleremo tutti. Sul serio, l'abbiamo ripassato due volte. Sì, ma non ti stavo davvero ascoltando. Sei veramente malvagio, eh? Il piano è questo, riportiamo Gavin nel suo maledetto ufficio. Lui. È per fargli trasferire il server sul suo compad. Una volta che abbiamo i file, usciamo, niente casino, niente sangue. Ah, niente sangue, sarebbe bello. Stai dicendo che non è un buon piano? Dico solo che nessun piano sopravvive al contatto col nemico. Ragazzi, sto iniziando a pensare che forse non sia. Dai, figliolo, è il momento di darsi da fare. Va bene. Ok, vedete che abbiamo i punti azione. Quindi possiamo andare a fare meno 5 autocontrollo. Allora, il protagonista sta perdendo il proprio autocontrollo. Certi eventi o azioni influiscono sull'autocontrollo dei protagonisti. Ogni personaggio ha un attributo autocontrollo unico, che è questo. Alcuni sono in grado di gestire meglio lo stress, arrivando persino a ottenere un bonus quando il loro autocontrollo diminuisce. Ok, praticamente modifica gli attributi di combattimento, attivazione di disturbi latenti, panico durante il combattimento. Il protagonista, ok, rischia di andare nel panico. Si può prendere al panico, agisce di testa proprio ignorando il giocatore. Ok, questo succede su tanti giochi. Allora, qua abbiamo la porta della sala controllo. Vedete che abbiamo l'autocontrollo che è sceso di 5% per noi. All'80 diventa nervoso, 50 necrofobia e 35 in paranoia. Lui invece ha un altro modo di reagire e l'altra pure. Abbiamo 7 punti azione ognuno. E vedete che abbiamo un'abilità veloce per ispezionare tutto e lei invece ha la possibilità di curare. Io non gli farei esaminare, vedete, cliccando sull'auto con un punto azione posso fargli esaminare l'auto. Allora io lo faccio fare al mio amico qui e gli faccio esaminare il cofano. E quindi 3 punti azione cerco. Ho trovato una batteria auto. Vedete questo? Io potrei fermarmi qui e spendere tutti i punti o andare avanti. Ovviamente se finisco il turno potrebbe succedere qualcosa. Vabbè, andiamo. Apri. Usa lui. Non serve andare lì dentro. Dove dobbiamo andare? Là, l'ascensore. Vai 19 uffici. Ok. Aspetta un attimo, ci sono videocamere di sicurezza. Puntate su quell'ascensore. Facile riprendere potrebbe non essere una grande idea. Dovrebbe poter disattivare facilmente. Sparare alle videocamere, magari potremmo trovare un modo per spegnerle. Sì, l'approccio di Gavin mi sembra un po' più sensato che mettersi a sparare, come vi pare. Dobbiamo trovare un terminale di sicurezza. Ok. Troviamo questo terminale di sicurezza. Allora. Entra. È lì dentro, adesso sì, dobbiamo entrarci. Sandy Gold ha fatto pezzi i suoi avversari letteralmente. Quel cucciolo è una cazzo di macchina omicida. Ogni anno. Ehi, che ci fate qui? Siamo entrati qui. E qua parte il combat. Stavo per chiedere la stessa cosa a voi signorine.
Ok, parte il combattimento così vediamo anche come funziona il combattimento e proviamo anche, che non ho mai provato, il colpo mirato del mio personaggio principale, insomma, che... Allora, lui ha abilità, colpo mirato, un punto azione, mi sono rimasti solo 2 punti perché quello di prima li ho buttati via tutti senza passare il turno. Adesso vi ipotizzo, però se prima avessi speso tutti i punti, magari passato più turni, questi qui uscivano e ci beccavano fuori. Tutto lì. Abilità, colpo mirato. E colpisco uno di loro. Colpisco. Questa è la pistola, questo è un manganello. Mi fa più paura quello con la pistola. Lei decide di attaccare. Abilità cos'ha? Palliativo no, non può curare. Tira pugni in ottone. E direi che colpisce sempre lei. Sì, la cosa che non mi piace è il fatto che comunque spari e non muoiono. E ci sono questi punti vita illimitati, però vabbè, è un gioco alla fine. Lui attacca, mazza da baseball, il classico informatico con la mazza da baseball. E ha fatto tantissimo. Poi dentro quello scudo vedete la difesa che hanno. Se un personaggio ha finito i punti azione, utilizza difesa un oggetto consumabile per recuperare i punti azione. Perché possiamo andare anche sotto zero se un'abilità ne chiede più di quanti abbiamo, ma andremo sotto zero, cioè andremo, ne guadagneremo meno la volta successiva. Vado in difesa, un punto azione. Ah, ok, ho sbagliato. Aia. Vabbè, lui attacca. Attacco, fucile, attacco perforante. Ok, così è andato. Tira pugni in ottone, butti giù il primo. Ok. Non so perché ci sta facendo combattere fuori nel parcheggio quando siamo in ufficio, comunque, vabbè. Lui non ha più punti azione, quindi... In realtà non c'è un passaggio turno perché qua è tutto continuo, ma in realtà nella fase iniziale con il combattimento nel prologo c'era il turno. Comunque, vedete, lui è messo in difesa, ha ripreso 5 punti abilità, quindi la prossima volta lo potrà usare. Le abilità di cura 48-116 potrebbe fare una cura su di lui, ma aspettiamo il prossimo. Tanto attacchiamo lui. Ok. Attacco, difesa, lui quanti punti ha? 4. Potrebbe attaccare di nuovo. Non è efficacissimo lui. Non fa granché di danno. Lui sì, invece. Colpo mirato, via. E lei magari gli facciamo fare un palliativo su di lui. Non tantissimi, ma... Bello. Abbiamo vinto. E vedete che qua guadagnano esperienza e lei sale di livello, Sally sale di livello, gli mancava poco. E abbiamo delle abilità che possiamo prendere. Scherno, sfotte i nemici per attirare la loro attenzione, efficacia medica, va bene. E per aumentare l'effetto dei consumabili curativi che lei utilizza. Va bene, poi prenderemo i punti abilità, li spenderemo. Direi che è saltata la direttiva niente sangue. Io non so dirvi onestamente, ma parlo da ignorante, se ci sia modo di evitare questa cosa. Se ci fosse stato un modo, però vabbè. Val di Agol Frank. Ok, cosa facciamo? Banco di lavoro, terminale di sorveglianza. Io dovrei muovere lui però, eh. Vedete qua, possiamo finire il turno, ma... Akera. Lui invece non può. E neanche lei, immagino. Infatti, quindi lo può fare lui. Mi servono giusto giusto 3 punti. Va e fa l'hacking. Allora, questo è un minigioco davvero carino. Potete attivare un'impostazione se odiate giochi di questo tipo per renderveli molto più semplici. Ovviamente noi non vogliamo le cose semplici, quindi proviamo a capirci qualcosa. Che combini, Gavin? Ho costruito questo dispositivo che mi permette di utilizzare qualsiasi sistema protetto. Da password, converte la parte crittografata in un codice numerico deducibile per tentativi, ti dà gli indizi mentre provi a capirlo. Non è niente male. Tu inserisci una combinazione, il dispositivo ti dice se sei andato vicino al codice giusto, poi ci arrivi piano piano da lì.
Però devo stare attento, solo qualche tentativo prima che il sistema mica ci fuori si era imposti. Ok, allora, verde uno dei numeri è corretto e nella giusta posizione. Giallo uno dei numeri è corretto ma nella posizione sbagliata. Rosso è sbagliato. Ok, abbiamo quattro numeri. Quindi mettiamo... Come ci si muove qua? Allora, devo digitare proprio il numero? No? Ah, devo digitarli qua, ok. Ok. Allora, 3... Ah, sono pochi, ok, non c'è l'1 e il 2. 3, 5, 4, 6. Allora, giallo. Che cacchio ne so io adesso? Non valido, corretto. Dovrei capire come sono questi numeri, in che ordine vanno. Il 3 e il 5 ci sono. Quindi 5, 3, 5, 3, 6, 5, 5, 3, 6, 5, 1 è giusto, il 3 c'è ma non si sa dove e il 6 e il 5 non c'è, quindi il 5 è sbagliato, ma il 5 non c'è neanche lì, quindi boh. Allora, il 5 è giusto per forza. Il 3 non ce lo mettiamo dopo, quindi ci mettiamo un 4. 5, 4, 3, 6. Allora, il 5 è giusto. Il 4 c'è ma non si sa dove. Quindi non è neanche il 3, quindi mettiamo un 6. 5, 6... Il 3 l'avevamo messo lì, non lo mettiamo e facciamo un 5 che mi no, che c'è anche un 4, 4, 3. Quindi il 5 è giusto. Il 4 dovrebbe esserci, ma lo mettiamo giù di 1. Il 3 che c'è è sbagliato. È lì, vediamo. No, temo di non aver capito una fava, quindi me lo dà tutto sbagliato adesso. Non è molto chiara come cosa. Non so in che ordine si legga allora. Probabilmente non ho capito io. Comunque. Vedete che mi dà 4. Allora, il 5 era giusto. Me l'ha sempre dato giusto. O che ho sbagliato io... Uno dei numeri... è vago, ok. Uno è giusto nella... Che numeri erano nella giusta posizione? Perché qua me l'ho sbagliato. Allora, uno è giusto. Mi sono confuso la vita qua. Allora, facciamo 5, 3. 5, 3. 6, 5. 5, 3. 5, 6. E qua un numero giusto. Che sia questo. Boh, 4, 3, 6, 4. È sempre così. Il 3 al secondo posto non ci sta male. 4, 3... Oh, allora, sono tutti giusti tranne uno, quindi 4, 3, 5, 4, facciamo 4, 3, 5, 4, vediamo, no, uno è sbagliato, l'abbiamo spostato, che probabilmente, allora, giusto, 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 tutti tranne uno, e qua ne abbiamo spostato uno. Allora, era uno sbagliato, 4, 3, 5, 5. Il 4 ne dava uno giusto, qui ne dava uno giusto e al posto giusto, quindi vediamo un attimo, cerchiamo di confrontare. Qual era il più giusto che ci ha dato fino adesso? Allora, 4, 3, il 3 è qui ed è giusto,
qua invece ce ne dava un altro giusto, uno su entrambi. Dobbiamo andare a tentativi. Quindi partiamo dal il 4-3. 4-3. Il 6-4 è sbagliato. 4-3. Due sbagliati, due giusti. Tre tentativi rimasti. Mannaggia. Che sia sbagliato il primo. Che sia un 5-3. No. Un 6-3-5-5. No, sbagliatissimo. Ultimo tentativo. Questi sono tutti giusti tranne uno. Qua, in tutti questi ne ha dati due sbagliati. Quindi abbiamo toccato il numero sbagliato in ogni caso. Abbiamo cambiato sempre il primo. Ma il primo è giusto. Quindi il primo è giusto. Il secondo... Il 3 è giusto, per forza. 3-5 non è. 3-5 non è. Non, qua ne dà uno. Allora, 4-3 è giusto. Qua dice che uno è giusto, ma al posto sbagliato. E uno è sbagliato. Quindi, se uno è giusto, a logica, se qua ne dà 3 e qua ne dà 2... 1, 2, 3. Il 5 in fondo ci sta. Non lo so. Perché se qua ho cambiato l'ultimo... Il 4 va qui. Se qua sono tutti giusti e qua ne ho cambiato uno... Quattro, tre, quattro, cinque. Accesso negato. La prossima volta ce la faccio. Vabbè, ci abbiamo provato. Possiamo dare guardare il banco da lavoro. Lo faccio fare a lui. Un posticino per riparare tutto. Bombola del gas, vedete che possiamo andare a esaminare le varie cose, armadietto. Posso spendere 3 punti per cercare. Giubbotto antiproiettile, perfetto. Stimolanti. E ha finito i punti, quindi adesso faccio cercare a lei. Birmingham Special, stimolanti, perfetto. Un televisore, possiamo cambiare canale, possiamo esaminare la caffettiera. Non troviamo alcun codice, però un'arma dietro delle medicine è interessante, anche se vedete qui lui adesso ha meno 1. Adesso io finisco il turno, chissà cosa può succedere, perché adesso l'allerta viene aumentata e abbiamo l'attività nemica. E stanno arrivando, ne sono arrivati altri. Scherno. Così lei attira su di lei tutti. Ok. E la picchiano rudemente. Non sono armati con pistole. Però. Aia. Sfuggente. Ha usato un'abilità anche lui. Perfetto, dai. Allora, abilità. Colpo mirato. Uno dei due. Lui. Attacco, lui non è molto efficace, ma vabbè. Però stordito. Molto bene, attacco, tira pugni, sempre lui. Non gli fa granché. Lui è stordito, quindi attaccherà solo lui. Perfetto, abilità, colpo mirato, lui, sempre.
Ah no, ho usato... Sì. Ho sbagliato abilità. È stanco. Stanco. Vabbè. Attacco con la mazza da baseball, sempre lui. Tiro pugni. Aia. Ha perso autocontrollo. Lui. Tira pugni. Schivato. Però secondo me l'ha preso. Lui non ha... Sì. Ha un coltello ma non... Spariamo col fucile. Ok. A zero. Il prossimo dovrà... Vabbè, metto lui in difesa. Che non so perché, però vabbè. Nessuno ha bisogno di una gran cura. Sì, lei avrebbe bisogno di cura, ma ormai tentiamo di farlo fuori sto qua perché... Ok. Ok. Deve difendersi per forza. Così guadagna 5 punti e il turno dopo può attaccare. Ma credo che il colpo di grazia lo darà lui. No. Lo darà lei. Ole. Perfetto, altra esperienza. Sale di livello Gavin, finalmente. Vediamo che cosa può prendere. Nuove abilità, carica, sovraccarico. Gavin sovraccarica i sistemi di bersaglio cibernetico per infliggere danni e cocktail chimico. Va bene, dovrei farli livellare, insomma. Comunque, a ogni turno il livello di allerta aumenta. Gli incontri con i nemici sono più pericolosi quando il livello di allerta è superiore. Vabbè, non ho letto in tempo. Comunque qui dovremmo adesso, non voglio tediarvi ulteriormente, ma dovrei hackerare. Però c'è un pannello elettrico. Cioè, se io prendessi lui e glielo facessi ritoccare... no, non possiamo farci niente. Kit di pronto soccorso lo prenderei. Che non sta proprio benissimo, eh. Cerca. E ha finito i punti lei. Devo studiare bene come funziona sto affare qua. Ma direi che per il momento può bastare qui. Vedete, è stato di allerta inconsapevole. La presenza sta passando inosservata, quindi ci sta. Divisa dell'addetto delle pulizie. Vediamo un po', cerca. Vediamo, magari troviamo il codice. Piccolo aiuto, sono stimolanti. Perfetto. E puoi cercare anche qua. Tranquillanti. Ok, non abbiamo trovato codici però. Passiamo al turno. Ci ribeccheranno di nuovo, sono sicuro. Ho individuato qualcosa di sospetto, vado a controllare. Stanno arrivando. Allerta aumentata. Però hanno recuperato tutti. Perdono tutti l'autocontrollo perché gli stiamo mettendo fretta. Quindi dobbiamo dare una... Dacci una mossa. Ispezione. Vediamo. Ha fatto una scansione e ci sono mostrati tutti gli oggetti interattivi con cui possiamo interagire. Cambia canale. Vabbè. E qua dovremo rimetterci nuovamente al lavoro. Ragazzi, questo era Sunday Gold. Fatemi sapere, non ce l'abbiamo fatta a farlo, però è interessante. Il gioco è assolutamente originale, un gioco, diciamo, intrigante, non è banale. Dovete essere appassionati ovviamente di quei giochi un po' così, di intrusione, di combattimenti a turni, di puzzle game. Se vogliamo, come lo definivano su un sito, un escape room. Vi metterà certo un po' di fretta come sta facendo ora, però è senz'altro molto molto intrigante. Quanto può durare? Io penso sulla 15 ore, però dipende un pochino da voi e dalla difficoltà a cui giocate. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao.